Mi fa veramente piacere essere qui con voi oggi, benvenuti, lo ricordo un'altra volta, e soprattutto per il progetto che avete fatto, che state conducendo, un progetto importante, fondamentale, che è quello della salvaguardia dell'ambiente e la salvaguardia del nostro pianeta. E credo che questa sia una sensibilità che deve assolutamente partire da noi che abbiamo qualche anno in più sicuramente, ma da voi che siete il nostro futuro. Non più, come dicevo prima, una salvaguardia dell'ambiente bloccando tutto, senza uno sviluppo socio-economico delle nostre comunità, ma bensì la salvaguardia dell'ambiente con l'attenzione anche di quello che è la vita di tutti i giorni e la vita del prossimo futuro. E credo che questa sia la differenza sostanziale rispetto a una storia che vedeva una salvaguardia bloccando qualsiasi cosa, ad oggi che invece diventa necessaria, essenziale per la vita di ognuno di noi, però con l'attenzione anche rispetto a quella che sono i contesti del mondo moderno. E credo che questa sia la grande differenza. Io non entro nel particolare del progetto di oggi, perché lo vorrei far Sergio, noi diamo prima la parola a loro, perché interveniamo verso la fine. Vuoi fare te l'inizio? Li presenti te? Perfetto. Allora diamo all'assessore, intanto li conosce tutti, non c'è problema su questo della presentazione, ma al di là Come delle vuole. cose. Allora, mi fermo qui in questo momento, così andiamo subito sul dunque. Do la parola all'assessore del comune di Este, Sergio Gobbo, ringraziando tutti voi e chiaramente quelli che qui sono a questo tavolo come relatori che voi conoscete. Prego, Sergio. Grazie senatore. Intanto voglio ringraziare il senatore per questa opportunità, perché non capita tutti i giorni di presentare un progetto al Senato della Repubblica, ma probabilmente, senza il probabilmente, il senatore ha capito immediatamente la valenza del progetto scusate, di Alessandro Fusaro. E definirlo un progetto musicale per me è molto riduttivo, perché nella realtà Alessandro tocca dei temi che sono molto importanti, che non è solo quello ambientale, ma anche sull'aspetto educativo, sull'aspetto relativo anche a una nuova didattica e un nuovo modo di insegnare nei confronti delle giovani generazioni. Vedete, quando io ero seduto al vostro posto, quando ero molto più giovane, anni fa, io mi giravo dall'altra parte. Se qualcuno mi diceva di parlare, sicuramente la mia emozione mi frenava, e il senatore può dirlo perché mi conosce da un sacco di tempo, e non riuscivo, ero completamente bloccato dall'emozione. Il fatto stesso che questo progetto vi coinvolga vi fa diventare attori e protagonisti di quello che sarà il futuro, perché voi siete il nostro futuro. E futuro lo facciamo con un tema che è molto importante, dipende da noi. E io conosco Alessandro Fusaro da un anno, ci lega un'amicizia particolare, perché lui, oltre a essere un docente, ed essere il docente più giovane d'Italia, giusto, di musica, e quindi voi capite già i risultati che lui ha conseguito nella sua carriera professionale, è un grande compositore, e ci lega il rapporto d'amicizia perché lui ha scritto anche una canzone per lo Zecchino d'Oro che mia figlia ha cantato l'anno scorso. E quindi sembra una cosa banale, specialmente il titolo, però viene utilizzato come slogan per i bambini, per aiutarli a mangiare, specialmente quelli che sono più restii a mangiare determinati alimenti. E quindi voi capite quello che può essere anche il significato interiore che c'è all'interno di una canzone, che è frutto di uno studio molto profondo. Io con Alessandro in questo progetto mi ha coinvolto parecchio, e devo dire che Dipende da noi è proprio la sintesi di quello che lui aveva il desiderio di esprimere. Perché dipende da noi, e qui ci sono i Friday for Future, che proprio in occasione di venerdì, che ci sarà la quarta mobilitazione mondiale sui temi ambientali, dipende da noi significa anche affrontare i macro temi che riguardano l'ambiente, quindi dal surriscaldamento,
da quello che è successo in Amazzonia, avete visto gli incendi boschivi, senza andare anche tanto lontano, abbiamo visto il 12 novembre cosa è successo a Venezia, c'è un'ondata anomala, ha colpito una delle città più romantiche al mondo e sinceramente ce l'abbiamo tutti nel cuore, insomma i filmati che abbiamo visto quel giorno. E quindi dipende da noi significa anche affrontare i temi sotto l'aspetto macroambientale, ma significa anche, dipende da noi, che ciascuno di noi può contribuire con le buone pratiche, io su questo insisto perché forse sono assessore all'ambiente, ma è una cosa nella quale ci credo. Venendo qua dalla stazione dei treni, sapendo che dovevo intervenire oggi, ho guardato le persone, ho osservato le persone, ho contato circa una ventina di persone, poi mi sono stancato, di persone che hanno gettato il mozzicone per terra. Sembra una cavolata, però voi immaginatevi, se tutti noi iniziassimo a non gettare più le cartine per terra e a non più gettare il mozzicone, quanto sarebbe meno inquinato, perché guardate che poi il mozzicone non è un prodotto biodegradabile, è un prodotto che prima o dopo ce lo troviamo in qualche parte del terreno, che potrebbe andare a finire sulle falde. Gli aspetti nocivi che ci sono comunque sono un qualcosa che ce li troviamo e si chiama inquinamento, quindi sono aspetti secondo me sostanziali che anche nelle buone pratiche quotidiane di ciascuno di noi può sicuramente ovviare e contribuire a quello che può essere il risultato del ambientale che vogliamo conseguire. Io credo che questo progetto sia anche il frutto di una grande lavoro in tandem con il vostro dirigente scolastico, perché guardate, io ho visto il curriculum del vostro dirigente scolastico e quindi ho capito la sensibilità che diventa anche, diciamo, che si mette in prima persona nel sostenere un progetto che non tutti, ve lo garantisco, non tutti porterebbero avanti con fermezza e con forza, e significa proprio avere una grande sensibilità ambientale, la voglia di lavorare con i giovani, la voglia di creare una didattica completamente diversa. E su questo credo che Alessandro Fusaro, poi il video, vi ho visto anche partecipi, attori di quel video, insomma ci sia assolutamente riuscito. Quindi un grande risultato per Alessandro, sono contento di essere qui perché insomma abbiamo ambito a questo momento e devo dire che il senatore De Poli ce l'ha anche realizzato, quindi un grazie a tutti voi, ci saremo anche noi col pensiero venerdì con Friday for Future, perché più iniziative vengono realizzate, guardate, non c'è colore politico nel rispetto ambientale. Quindi più iniziative, chi nel piccolo, chi nel grande, tutti realizziamo nel nostro vivere quotidiano, sicuramente contribuisce a sensibilizzare l'opinione pubblica, anche mondiale, sul tema del rispetto ambientale e della tutela del nostro territorio. Grazie a voi. Grazie all'assessore Gobbo, ma per realizzare un progetto come quello che avete fatto voi ci serve il consenso, la condivisione, il crederci. E sicuramente il vostro dirigente scolastico Stefano Minozzi ha dato tutto questo, che non è cosa scontata, perché se aveste trovato un dirigente scolastico che non ci credeva o non faceva parte strettamente del percorso che aveva previsto eccetera, poteva dire di no e tutto questo non ci sarebbe. Invece avete trovato una persona attenta, sensibile al tema, ma soprattutto al fatto di avere degli studenti, che siete voi, che su questo possono crescere con una sensibilità importante. E su questo lo ringrazio, gli do la parola. Grazie, senatore. Ecco, parlare di questo tema davanti ai ragazzi mi riporta ai miei tempi di docente, per cui ecco, imposterò un po' questo intervento come una lezione, ecco, su alcune tematiche che abbiamo sviluppato all'interno del nostro istituto e cercando di illustrare quello che io ritengo sia il ruolo necessario
della scuola all'interno di un percorso ampio di educazione all'ambiente e al rispetto della casa comune. Ecco, partiamo intanto da una definizione: ecologia, sapete bene che contiene due parole bellissime. Abbiamo la dimensione della casa, l'oikos, insieme con la dimensione del discorso, del parlare in verità e coscienza su un qualcosa che interessa a tutti. Quindi quando parliamo di ecologia, prima di pensare ad una definizione scientifica, quindi l'analisi e lo studio delle interazioni di tutti quanti gli individui con il loro ambiente, dobbiamo pensare ad una cura di una casa comune, che sia comune a tutti e che le generazioni precedenti lasciano in eredità alle generazioni successive. Per cui noi siamo giudicati non tanto per quello che facciamo, ma in prospettiva per quello noi che riusciremo a portare nella generazione successiva. Per cui la scuola ha un grande compito, oggi si parla ampiamente di educazione alla cittadinanza, quindi la scuola non è solo il luogo di acquisizione di saperi, di competenze, ma è il luogo dove anche si formano cittadini che devono portare una vita fruttuosa all'interno del loro ambiente, all'interno della loro casa comune. Il ruolo della scuola è prima di tutto quello di fornire una visione d'insieme. Noi dobbiamo prendere in esame razionalmente tutte le visioni, tutti gli aspetti di un problema, e questo ci permette poi di focalizzare e di entrare effettivamente su quella che è una dimensione pragmatica di azione. Dobbiamo parlare di individuo, ma riportarlo ad una dimensione etica, quindi a una dimensione valoriale, perché l'individualismo non ci porta da nessuna parte. Il pensare che l'esistenza mia è il termine di tutto significa non pensare per il bene della casa comune e pensare con incoscienza, perché voi siete gli eredi della casa che io vi lascio e un domani voi lascerete la casa ai vostri figli. Quindi l'individuo, i suoi gesti, la sua educazione in senso valoriale è da porre al centro, come sempre all'interno di un discorso scolastico. Dobbiamo accontanare tutta la dimensione ideologica, perché ci porta soltanto a puntare il dito gli uni contro gli altri. Non possiamo incolpare un sistema economico piuttosto che un altro, dobbiamo ritornare all'individuo, ritornare ad una dimensione pragmatica di verità, dare delle soluzioni, concentrarci sul positivo. E il positivo è ciò che noi possiamo fare ogni giorno, lontano dal colpevolismo. Se noi litighiamo di fronte ad un problema, non lo risolveremo mai. Se noi ci uniamo e cerchiamo di trovare delle soluzioni, allora il problema sarà affrontabile e piano piano anche riusciremo a risolverlo. Interazione, abbiamo detto, fra tutti gli organismi e il loro ambiente. E la scuola è il primo luogo, no, di interazione, è il luogo dove voi passate gran parte del vostro tempo. Tanto il tempo che passate a scuola è tanto quanto quello che passate in famiglia. E poi si dorme, per cui se fate un po' di conti. Quindi la nostra è una responsabilità grande. E quindi parte anche dalla scuola, dai piccoli gesti che facciamo a scuola. Facciamo bene la raccolta differenziata, sapete, l'ultima ora si controlla il cestino, si vede qual è la classe che ha fatto meglio, si spostano le cose che non sono state gettate, anche perché noi non possiamo demonizzare il rifiuto, demonizzare una sostanza. Dobbiamo cercare invece di gestire bene tutta una filiera che ci porta a creare valore. Il problema è comune a tutti. Non riguarda soltanto una categoria, non riguarda certamente soltanto la politica, ma riguarda l'uomo. E noi siamo l'insieme degli individui. Per cui riguarda noi stessi. Cosa facciamo? Allora insegniamo che ogni piccolo gesto può portare ad un miglioramento. E dobbiamo credere che se noi lo facciamo tutti insieme, come le formiche, che tutte insieme riescono a spostare dei carichi che sono incredibili, noi riusciamo
a colpire l'obiettivo. Non è dicendo sono gli altri, sono stati quelli prima di noi, sono stati i politici o sono stati i sistemi economici oppure tutti gli altri nomi che... Siamo noi stessi che siamo impegnati a trovare la soluzione ai problemi che riguardano tutti. I governi sono gli individui. Piccoli gesti. Allora, nostro carbon footprint. Quanto carbon footprint è una ricarica di cellulare? L'invio di un'email? Dobbiamo cominciare a capire nei gesti qual è il necessario, qual è l'utile e qual è il superfluo. Ci siamo mai chiesti quanto costa scaricare una canzone pirata da internet? Più di quanto sta accesa una lampadina per una settimana. Allora, necessario, utile, onesto. È un altro valore. In mezzo ai nostri comportamenti deve esserci l'onestà. Differenziare i rifiuti. Piccoli gesti, pensati, gettare la cicca della sigaretta nel posto giusto. Tutti i gesti che poi noi ritroveremo e che ritroveranno anche i nostri figli. La mattina mi alzo, porto l'acqua a 80 gradi, poi la raffreddo. Facciamo regolare dal termotecnico la caldaia in modo che mi arrivi appena sopra i 40 e così non spreco energia. E queste sono cose che facciamo tutti i giorni. E poi parliamo di queste tematiche. Cerchiamo di portare al centro una dimensione che non è quella della lamentela, perché nell'emergenza la lamentela ci fa solo perdere tempo. È il momento dell'azione e l'azione comincia da tutti noi. Per cui ecco un tema. Il professore vi dà un tema alla fine. Allora, gli scienziati ci dicono che non è che abbiamo più tanto tempo. Non è che possiamo guardarci in faccia e dire è stato lui, è stato l'altro, è colpa di Tizio, colpa di Caio, è colpa di chi c'era prima. Allora, questo non ci porta da nessuna parte. Se la Terra è al collasso, dobbiamo prendere delle decisioni subito. E prima di tutto dobbiamo porci delle domande. Quali sono i gesti che io posso portare nel mio quotidiano per migliorare la situazione? Non importa, io sono poco. Sono come la formica, ma davanti a tanti piccoli gesti le formiche smuovono le montagne. Quindi che cosa siamo disposti del nostro carbon footprint a rinunciare? Una volta che spegniamo il computer, mettiamo il salvaschermo, facciamo risparmio energetico, cerchiamo appunto in piccoli gesti di diminuire quello che è il nostro consumo, che non vuol dire decrescita a tutti i costi. Vuol dire razionalità applicata nei gesti del quotidiano. Ecco, credo che queste iniezioni, anche queste idee che abbiamo veicolato in pochi minuti attraverso una canzone come quella scritta dal professor Fusaro, possano essere veicolate a un pubblico più ampio ed entrare all'interno delle nostre menti e soprattutto dei nostri cuori. Grazie. Grazie al vostro dirigente scolastico Stefano Minozzi, ma abbiamo dato il là al Alex Fusaro, il vostro insegnante, per illustrare prima lui, sì, più di te, bello della diretta. Allora, vai Stanislao Satta, prego. Allora, per quanto riguarda i gesti quotidiani, l'uomo agens, che deve agire, come andare contro a questo? Se noi come ragazzi, quando siamo scesi in piazza in questi ultimi mesi, abbiamo chiesto le azioni dei governi, è perché ci rendiamo conto che i governi sono fatti di persone, sono fatti di uomini, e anche loro devono sentire, in qualche maniera subire, quel processo di sensibilizzazione che cerchiamo di portare avanti con bellissime iniziative. Ma, purtroppo, non è solo con le iniziative quotidiane che possiamo cambiare questo mondo. Perché, diciamolo ben inteso, iscritto,
qui ci sono delle realtà economiche molto potenti che contribuiscono in una maniera molto, ma molto più forte rispetto al singolo cittadino. Il singolo cittadino deve essere cosciente, perché deve poter esprimere il proprio pensiero tramite il processo democratico e deve sapere chi deve andarla a rappresentare. E chi lo deve rappresentare? Chi vuole il bene del cittadino. E quindi dovremmo smetterla di finanziare i combustibili fossili. Va benissimo partire dal processo quotidiano del risparmio energetico, educare i ragazzi. Questo è fondamentale, è alla base. Una razionalizzazione dell'energia, del nostro stile di vita, eliminare l'usa e getta. Questo bisogna eliminare come opera di sensibilizzazione. Ma dopo c'è anche un altro processo, perché bisogna fare una mossa, ok? Una mossa che chiuda e risolvi il problema. Da una parte la sensibilizzazione, ma dall'altra un'azione concreta contro quei grandi enti che sono contributori della crisi climatica. Volete un esempio? L'ENI, ok? Mentre noi di Fridays for Future Terni siamo qui a rappresentare Fridays for Future Italia per rilanciare la data del 29 novembre, ok? Dove scioperiamo, ok? Noi scendiamo in piazza per chiedere un futuro dignitoso. I ragazzi di Fridays for Future Roma sono impegnati davanti alla sede dell'ENI in un presidio, perché proprio quest'oggi alle 11 è iniziato il processo, perché l'ENI è accusata di aver pagato una tangente di più di 1 miliardo di euro, ok, per l'acquisizione di pozzi petroliferi in Nigeria. Parliamo chiaro. Inoltre, concordo, non abbiamo più tempo. Non c'è più tempo da perdere. Questo lo dice Antonio Guterres, è il segretario generale dell'ONU. Lo dicono tutti gli scienziati dell'IPCC, ok? È il principale organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici, per chi non lo sapesse. Dicono che abbiamo 11 anni di vita. Ecco, invochiamo il diritto a un futuro dignitoso. Volete sapere quanti erano i numeri? 2 milioni in tutto il mondo di ragazzi il 15 marzo, la prima manifestazione globale. 7 milioni il 27 settembre nella Climate Action Week. Ok? Dal 20 al 27 settembre in tutto il mondo. Perché dicevano che era una moda passeggera. Invece i numeri sono aumentati e l'impegno è rimasto costante da noi ragazzi. Perché vogliamo agire, ma vogliamo che tutti gli esseri umani siano coscienti delle proprie capacità e agiscano. E di conseguenza anche chi ci dovrebbe rappresentare all'interno delle istituzioni. La data del 29 novembre non è buttata a caso, sia chiaro. C'è la COP25 a Madrid. Ok? Si svolge dal 2 dicembre fino al 13, ed è per questo che manifesteremo dal 29 al 6 dicembre, proprio per impedire che accada quello che è già successo col protocollo di Kyoto e con i trattati di Parigi. Un fallimento totale. Non è facile accettare questa situazione in cui si chiede un sostanziale contributo da parte delle istituzioni e quello che si ottiene sono invece segnali di fumo o poco più. Per chi invece dice che noi siamo semplicemente dei ragazzi e non sappiamo nemmeno quello per cui manifestiamo, per cui scendiamo in piazza, vogliamo solamente saltare la scuola, vi invito ad andare a leggere il nostro manifesto per il futuro. 3 punti semplici, scritti in maniera lineare, per comprendere quali sono i nostri obiettivi dal nostro punto di vista. Abbiamo in porto l'ECI, European Citizen Initiative. Stiamo facendo una raccolta firme per una legge europea che deve impedire l'investimento nel fossile in tutta la comunità, in tutto il continente. Ma non è solo questo. Dicono che non ascoltiamo gli scienziati, che non sappiamo di che cosa parliamo. Ecco, noi, molti di noi, dentro questo movimento, molti ragazzi hanno avuto delle possibilità che forse la scuola, e di certo non per colpa dei dirigenti scolastici, si ritrovano a non poter offrire.
abbiamo avuto la possibilità a Losanna di conoscere dei membri dell'IPCC, quegli scienziati che dicono che abbiamo 11 anni di vita prima di arrivare a un punto irreversibile. E è la fine del mondo come lo conosciamo noi oggi. È la fine dell'umanità come la conosciamo, con il suo logos, la sua bellezza della letteratura, con tutto quello che ci ha caratterizzato. È la fine di questo. E dovremmo prendere coscienza di tutto ciò. Grazie. Grazie. Adesso diamo per in conclusione la parola a Alex Fusaro, che quindi vediamo il lavoro della clip, del video che è stato fatto, ma vorrei ricordare che, così per correttezza di informazione, se no corriamo il rischio, che questo non è plastica, ma sono tutti compostabili, che questo è vetro, che il Senato è... per correttezza di informazione, se no corriamo il rischio di non darla. No, ma stavo dicendo che il Senato è tra le prime istituzioni, c'è molto da fare ancora, ma tra le prime istituzioni che ha adottato auto elettriche, completamente elettriche, tetto fotovoltaico che nelle istituzioni a Roma in particolare non c'è, tutta lampada al 90% ormai in tutti i nostri uffici stabili sono a basso consumo, e che ha fatto un percorso di informatizzazione levando il 75% della carta da fotocopia. Cioè, voglio dire, un percorso che abbiamo iniziato che è importante su questo tema. E tra l'altro, proprio da settembre di quest'anno abbiamo proprio lanciato un concorso Senato e Ambiente per le scuole, appunto, superiori. E credo che questo sia un altro degli aspetti di attenzione che vogliamo dare, come oggi, a un tema così importante come quello chiaramente di cui stiamo discutendo, che è proprio la salvaguardia del nostro futuro, perché di questo stiamo parlando. E altrettanto io credo che la battaglia contro i cambiamenti climatici non è distinta da battaglie che proprio qualche giorno fa sono stati fatti, tipo i diritti alle donne, i diritti umani, il diritto del lavoro e del nostro futuro. Credo che oramai siano una delle grandi battaglie che abbiamo di fronte per la salvaguardia proprio della vita umana, oltre che di tutto il resto. Prego, Alex Fusaro. Grazie, senatore De Poli. Il progetto si chiama Voce alle Nuove Generazioni. Voce alle Nuove Generazioni nasce per coinvolgere studenti, insegnanti e dar voce attraverso una canzone al lavoro di sensibilizzazione che viene fatto sull'ambiente e affrontato nelle scuole italiane. È un progetto che ho curato con molto piacere, in quanto da sempre credo che con la musica si possano veicolare messaggi importanti e che affrontino qualsiasi tipo di argomento, che spazino dal sociale anche fino a tematiche riguardanti la riflessione sul nostro anche stato ambientale. E prima di passare a quelli che sono gli obiettivi del progetto, che quindi poi vede la finalizzazione nella canzone Dipende da noi, volevo condividere quella che è la mia visione della musica, che mi ha anche sempre contraddistinto nel portare avanti il mio fare musica con le canzoni e anche a scuola. Cioè, la musica per me è il miglior linguaggio per comunicare emozioni, ha la capacità di diffondere messaggi importanti e non conosce confini di età, parla a tutti e va oltre ad ogni differenza sociale e culturale, che la ritengo un elemento veramente fondamentale per poter comunicare a tutti. Inoltre, la musica è lo specchio della società in cui viviamo, nel momento in cui viene affrontata anche parlando dell'attualità, dei problemi che ci sono. Sarebbe troppo semplice parlare sempre delle solite tematiche amorose, insomma, e l'artista deve anche impegnarsi e portare avanti quello che è l'attualità. E soprattutto io, che rivesto anche un ruolo da insegnante e da sempre scrivo canzoni, ho voluto proprio in questi ultimi mesi intraprendere un percorso di scrittura che parla
della vita degli studenti e quindi più che mai in questo momento proprio la loro volontà di scendere anche in piazza per manifestare quello che è un disagio proprio nella prospettiva futura verso l'ambiente. E infine la musica unisce. La musica unisce, anche questo è un punto in cui credo sin da bambino. Ho iniziato un mio percorso con le bande, poi con i cori in conservatorio, poi le orchestre. E perché la musica unisce? Perché nel momento in cui anche tu musicista la fai, per realizzare quello che è il fine artistico, quindi poi un brano, le persone, i musicisti devono stare uniti, cioè i cantanti anche nel momento in cui formano un coro, che può essere anche un coro amatoriale, l'importante è un coro di quello anche che noi formiamo a scuola. Nel momento in cui noi siamo coordinati nell'eseguire un brano musicale, siamo uniti. E oltre a quello, comunque anche già nell'ascolto, sono profondamente convinto che la musica unisca. Perché accomuna veramente non solo generazioni di persone, ma anche le fa cantare insieme, come vediamo attualmente, proprio gente che senza conoscersi si ritrova nei concerti a cantare anche abbracciate negli stadi. Ed è un messaggio che io porto da sempre avanti, di cui ne sono convinto. Quindi gli obiettivi del progetto. Gli obiettivi del progetto sono molteplici, tra cui sensibilizzare le nuove generazioni sulla salvaguardia ambientale, formare gli studenti in prospettiva di essere cittadini responsabili per la società del domani, creare senso di appartenenza verso un bene comune, l'ambiente, come ha anche ampiamente argomentato il nostro dirigente, creare momenti di confronto tra studenti e insegnanti, stimolare ricerca e attività sul tema climatico, come portano avanti Fridays for Future, dar voce al messaggio di salvare il nostro pianeta con una canzone moderna che ne rappresenti la volontà, coinvolgere le nuove generazioni ad esprimere sentimenti, idee ed emozioni attraverso la musica, consapevolizzare con la musica i giovani nell'essere i protagonisti del futuro domani. E questa, soprattutto quest'ultimo punto, ci tengo anche a rimarcarlo perché è una mia convinzione, ribadisco che attraverso anche un testo che venga affiancato della musica si possa raggiungere veramente il cuore della gente e anche in un modo spontaneo, in un modo non imposto, ma proprio per la volontà di essere colpiti da una sensibilità artistica che ciascuno di noi ha dentro sé. Passando proprio nel cuore del progetto. La musica, gli studenti, gli insegnanti. Ecco, premesso che io credo che la scuola possa veicolare messaggi importanti in una prospettiva multidisciplinare partendo da una canzone, insegnare attraverso le canzoni porta con sé due punti principali. Cioè il primo è comunque anche da parte di noi insegnanti essere aggiornati sugli interessi che voi stessi coltivate nelle vostre vite e nella vostra quotidianità. Sarebbe troppo semplice imporre, ad esempio, quello che è stato il mio vissuto da ragazzo delle mie canzoni che ho amato e che adesso per voi magari sono canzoni che non vi rispecchiano più. Cioè, è anche il mio compito essere aggiornato su quelle che sono le tendenze musicali, le sonorità, quello che gli artisti affrontano nelle loro canzoni. Anche perché comunque gli artisti in questo momento diventano dei veri punti di riferimento generazionali, oltre al fatto che le canzoni diventano testimonianze popolari del linguaggio del tempo in cui sono state scritte e quindi il fatto che adesso esca una canzone come Dipende da noi è molto significativo perché proprio rispecchia il nostro stato di società, rispecchia quello che sta smuovendo tra gli studenti, sta smuovendo nelle istituzioni, tra gli insegnanti e quindi è proprio un dar vita a un messaggio collettivo. Il secondo punto è la nuova concezione di far didattica che non può più essere un modo solamente frontale di imporre dei contenuti, dei saperi, ma può partire da un qualcosa di artistico, può partire da qualcosa che magari fino a qualche anno prima non si pensava neanche. Una canzone può essere appunto un incipit per attivare in classe anche discussioni, dibattiti, affrontare temi, come ci ha proposto il nostro dirigente, ricerche sociali e scientifiche, produzioni artistiche
E poi progetti concreti che si possono attualizzare nel proprio territorio. Perché infatti poi la forza del progetto non è poi tanto la mia realizzazione solo del videoclip, che quello sarà un esempio di quello che io voglio mostrare, un modello, ma poi la vera forza sarà quello che le varie scuole anche potranno loro creare, perché poi sarà lì la vera forza della comunità, cioè il genitore, l'amico andrà a vedere il prodotto artistico che ha realizzato la scuola del proprio figlio, del proprio amico, del proprio amico insegnante, e quindi l'attenzione sarà focalizzata sul riarrangiamento della canzone a partire proprio da quella scuola. Arriviamo alla canzone Dipende da noi. Dipende da noi, io l'ho pensata proprio come una lezione canzone. Mi ricordo che l'ho iniziata a scrivere proprio dopo il terzo sciopero mondiale del clima, che sono rimasto fortemente colpito da come questo movimento sia cresciuto e sia proprio cresciuto in una volontà reale che ha spinto i ragazzi a scendere in piazza. L'ho scritto stando al pianoforte e mentre lo scrivevo proprio immaginavo di essere in classe. Perché immaginavo di essere in classe? Perché la canzone doveva essere una lezione canzone, cioè non doveva essere la classica canzone che poi strizza l'occhio verso l'ambiente, no, deve essere proprio una canzone che deve far riflettere su queste tematiche. E l'ho voluto fare unendo i linguaggi. Ho pensato alla prima parte della canzone con un linguaggio rap per andare a toccare anche una sorta di spiegazione animata. E quindi sentirete una prima parte affrontata soltanto al pianoforte voce, in cui io spiego con un linguaggio da rap quello che è un forte concetto. E poi il messaggio che viene comunque rimarcato nel ritornello, che appunto dipende da noi, che vuole essere un incentivo verso i giovani nel credere nel loro potenziale, in quanto, come anche riferito il nostro assessore, il senatore De Poli, deve essere continuamente rimarcato. Alla base del cambiamento quindi deve esserci una volontà che dipende da noi, e quindi se da ogni scuola c'è un piccolo anche contributo di una rielaborazione di quella che è una canzone, l'unione di tanti studenti alla fine arriva a confluire nella società. Ok, andando proprio al lato pratico di come fare a condividere questo mio progetto, il modo è condividendo i materiali. Quindi io ho preparato lo spartito che quindi offre la possibilità di essere eseguito con tutti gli accordi, la melodia, il testo, la base strumentale e poi, come preannunciato, ci sarà il videoclip stesso. Perché è importante condividere materiali? Perché appunto nelle varie realtà che abbiamo in Italia, ogni contesto scuola è un contesto a sé che dipende anche dal proprio contesto territoriale, sociale, e quindi anche per il fatto che abbiamo nelle scuole secondarie di primo grado, le scuole medie, le due ore di musica settimanali, un docente può veramente rimodellare la propria volontà di riarrangiare questa canzone in base alla capacità dei studenti che si ritrova in classe. C'è una bella differenza tra fare un riadattamento di una canzone con studenti di una prima scuola secondaria del primo grado rispetto a una terza. A una terza si può anche già pensare a un riadattamento che prevede un insieme collettivo che spazia dallo strumentale al corale, con anche degli interventi solisti di alcuni studenti, cosa che invece in una prima classe sarebbe più anche propedeutico pensarli in un'azione di insieme, per farli stare insieme, quindi una rivisitazione collettiva.
Stessa cosa anche per le scuole superiori, abbiamo molti licei musicali in cui gli studenti peraltro studiano proprio le tecniche strumentali di quelli che sono gli strumenti che vanno a formare l'orchestra. Quindi quello che è una canzone anche che veicola un messaggio testuale in realtà può essere anche riarrangiata anche solo strumentalmente in varie versioni. E non per ultimo proprio le scuole in cui come la nostra c'è il potenziamento di musica, ma non solo, perché comunque ormai è un dato di fatto che anche tante scuole attivano progetti anche pomeridiani, e quindi la scuola può intervenire attraverso anche le altre discipline per creare proprio delle unità di apprendimento coinvolgendo le altre materie. Quindi il concetto di dipende da noi può essere spalmato sulle diverse materie che ci sono negli indirizzi di studio e formare quella che è la cosa più importante, cioè il prodotto artistico di ogni singola scuola che lo fa con le proprie forze, con la sinergia che c'è tra insegnanti e studenti di ogni consiglio di classe. Quindi il solo limite è proprio quello che ci diamo noi, nel senso che le potenzialità per fare una propria versione, per trasmettere un proprio messaggio, ci sono tutte in ogni nostra scuola italiana. Andiamo sempre più nello specifico, parliamo del testo. Il testo, come vi anticipavo, è proprio, io l'ho pensato come una lezione, parte da una riflessione generale per poi aprirsi e rimarcare il concetto chiave. Lo vediamo insieme. Allora, la prima strofa. Quante volte diamo per scontato il valore di un dono che ci è stato regalato? Nasciamo e troviamo già pronto il frutto di un lavoro che non può andare distrutto. Quante volte pensiamo a noi stessi, mettendo al centro solo i nostri interessi, dimenticando che qualcosa ci accomuna ed è in assoluto la cosa più preziosa. Quindi, qui io sto facendo un'introduzione, è proprio un'introduzione alla lezione, non sto parlando già dell'ambiente, del clima, sto parlando proprio di tutte quelle volte che diamo per scontato un qualcosa che ci viene regalato. Tutte quelle volte in cui noi mettiamo al centro solo noi stessi e i nostri interessi senza badare alle conseguenze che possono avere, che ci possono essere su altre persone o altre situazioni. Per poi entrare nella parte del pre-ritornello, cioè condividiamo lo stesso cielo, la stessa aria, la stessa terra e non possiamo fare finta che un problema serio non esista. Cambia il clima, cambia il mare e non possiamo stare fermi a guardare. Qui si tratta del nostro pianeta, l'ossigeno della vita. Quindi qua stiamo proprio inquadrando quello che è il focus del tema, l'ambiente, partendo dagli elementi comuni, cioè lo stesso cielo, la stessa aria, la stessa terra. Condividiamo tutti questi elementi e a volte è divertente vedere come ce ne dimentichiamo una volta che non siamo più bambini. Cioè, i bambini quando sono alle scuole elementari fanno tantissimi disegni che raffigurano i paesaggi, il cielo, la terra, dopodiché diventa quasi qualcosa di scontato e quindi si abbandona. In realtà sono cose che devono essere sempre valorizzate perché ci permettono proprio di vivere. Il fatto del cambio il clima, cambio il mare, come anche anticipava l'assessore Gobbo, gli avvenimenti di Venezia ne sono una dimostrazione, nel senso io avevo visto anche immagini dove nel conservatorio Benedetto Marcello di Venezia gli studenti sono corsi ad aiutare in biblioteca per salvare le partiture storiche del conservatorio, quindi sono anche questi gesti, no? Cioè gli studenti che si muovono per salvare quello che è un bene inestimabile conservato per anni nelle proprie biblioteche di conservatorio. Quindi dipende da noi, soltanto da noi, cambiare il destino del nostro mondo che ora soffre, ma dipende da noi, saremo noi a salvare il bello che abbiamo attorno per condividerlo e dal contributo di ciascuno costruiremo il nostro futuro. Ecco, il ritornello che come caratterizza proprio la forma canzone deve essere la parte da rimarcare, proprio il concetto che deve essere portato avanti più volte all'interno della canzone, deve evolvere, quindi la musica poi lo accompagna in questo concetto, ma deve essere ben definito, ben marcato.
per poi proseguire e tornare alla seconda parte. Quindi seconda strofa, torniamo alla riflessione. Quante volte ci hanno deriso dicendo che un singolo gesto non fa risultato? Ma invece io penso il contrario e saremo per tutti un esempio straordinario. E in quanti ancora non ci crederanno, pensando al complotto che è tutto falso, ma forse una scusa per non far niente e restare a guardare con aria indifferente. Quindi ecco, proprio il fatto di diventare un esempio e della volontà che si porta avanti proprio nel concetto di condivisione del progetto nelle varie scuole, perché diventando un esempio anche per il proprio contesto territoriale, ogni esempio territoriale fa passaparola e la cosa confluisce nella società e il messaggio si allarga. Proseguo per il ritornello, in cui vengono anche esposti ulteriori concetti, proprio il fatto che non possiamo più inquinare il messaggio che deve arrivare e non c'è più tempo per sperare. Quindi proprio una cosa portata avanti benissimo da Fridays for Future. Qui si tratta del nostro pianeta, l'anima della vita, perché bene o male il fatto, come abbiamo visto di recente anche proprio qui a Venezia, quando succedono queste catastrofi ambientali tutto si ferma. C'è il fatto che uno studente deve andare a scuola, un lavoratore magari ha un impegno importante anche per la propria carriera, una qualsiasi persona che ha fissato un impegno importante, tutto viene meno nel momento in cui non è possibile poterlo portare a termine, poterlo compierlo. Quindi l'ambiente diventa proprio l'anima della vita, in quanto senza un benessere climatico non andiamo da nessuna parte. Si ribatte il concetto del ritornello e poi lo special. Lo special poi nella forma canzone si caratterizza spesso proprio nel portare un ulteriore messaggio anche con un altro tipo di enfasi. Infatti c'è proprio un crescendo in questa canzone, c'è proprio un crescendo e lo special usa parole semplici ma dirette. E pensate se è giusto lasciare oceani invasi da tonnellate di plastica, o far crescere bambini dove si respira solamente aria tossica, e vedere animali soffrire e lottare ogni giorno per non estinguersi. Ora è tutto nelle nostre mani, crediamoci. Quindi anche qui, come si fa nelle lezioni, si riassume quanto detto, e quindi proprio anche grazie al contributo che ci può essere nella riflessione comune tra insegnanti e studenti, si fa un punto della situazione, si fa una riflessione finale e poi si rimarca quello che è il focus centrale, cioè che dipende da noi. Il videoclip. Il videoclip è un modello di quanto io ho voluto rappresentare nel progetto. Un modello semplicemente perché io credo che in quanto insegnante devo io stesso presentare un primo esempio di quello che è la mia idea. Dopodiché, condividendo i materiali, ben vengano altre forme di espressione. Il videoclip è stato realizzato presso la nostra scuola, l'Istituto Medici di Legnago Verona, in collaborazione con Scuola Zoo. La community che ci segue, di cui io sono entrato a far parte dallo scorso giugno, e che è molto attento anche su queste tematiche e quindi ha voluto esserci e sostenere il progetto. E vuole rappresentare appunto una canzone lezione svolta in classe, quindi per affrontare proprio la tematica della salvaguardia dell'ambiente. Il concetto del noi quindi si amplifica da un momento in cui io sono da solo al pianoforte, poi entro in classe e culmina in palestra, quindi il luogo simbolo delle scuole dove gli studenti si possono riunire oltre all'aula magna, quello anche magari più informale, no? Quello dove tutti gli studenti in teoria passano del tempo volentieri se hanno voglia di fare educazione fisica, e quindi concludere proprio in un insieme corale con tutti voi. Prima vedere quindi quella che è la realizzazione artistica di questo progetto, e quindi vedere in anteprima, in esclusiva qui al Senato, il videoclip, e tra l'altro dirvi che da oggi la canzone è anche diventata disponibile su YouTube, Spotify. Vorrei ringraziare. Quindi innanzitutto veramente ringrazio voi
che siete venuti qua, e veramente sono commosso nel vedervi qua, perché siete venuti e avete creduto in quello che è un progetto molto importante, e veramente è stata la scintilla che ha messo in moto tutto, e senza di voi probabilmente io non sarei qua, e quindi vi ringrazio di cuore, ne sono commosso nel dirlo. Ringrazio il mio dirigente scolastico Stefano Minozzi, perché mi ha sempre dato fiducia e mi ha permesso di condividere quella che è la mia visione, perché ragazzi, come ha detto nell'introduzione del senatore, non è per niente scontato che un dirigente ti appoggi in queste attività, e quindi non è detto che tutti ci credono nel portare avanti progetti anche artistici, che vanno però ad un messaggio così importante come questo, quindi grazie davvero per la fiducia. L'assessore all'ambiente del Comune di Est, Sergio Gobbo, per aver creduto in me e avermi incoraggiato nello scrivere il progetto, affiocandomi con la sua preziosa esperienza. Gli amici di Scuola Zoo, Paolo De Nadai, Andrea Caretto, in quanto ho avuto il piacere di entrare in questa famiglia di community di studenti, e sono proprio fiero di essere anche il loro prof, e quindi li ringrazio per il supporto. La mia famiglia, mio padre e mia madre, perché sin da bambino, da quando proprio avevo 7 anni, mi hanno sempre accompagnato in quelle che erano le prime attività, dalla banda col clarinetto, per poi in conservatorio, da tantissime cose, insomma, anche i primi concorsi per diventare insegnante, loro ci sono sempre stati, e li ringrazio perché loro sono anche loro insegnanti, quindi devo tantissimo se sono qui. Fridays for Future, per aver accettato l'invito e portare avanti quello che è veramente un lavoro importante, e che io stesso adesso appunto voglio essere complice nel veicolare un messaggio così importante. E dulcis in fundo, il senatore questore Antonio De Poli, perché mi ha dato questa preziosa possibilità di presentare un progetto per le scuole in una sede così prestigiosa e unica come il Senato. Quindi davvero grazie a tutti, grazie a tutti voi. Adesso possiamo vedere insieme, in esclusiva qui al Senato, Dipende da noi. Nasciamo e troviamo già pronto il frutto di un lavoro che non può andare distrutto. Quante volte pensiamo a noi stessi, mettendo al centro solo i nostri interessi, dimenticando che qualcosa ci accomuna ed è in assoluto la cosa più preziosa. Condividiamo lo stesso cielo, la stessa aria, la stessa terra, e non possiamo fare finta che un problema serio non esista. Possiamo stare fermi a guardare, qui si tratta del nostro pianeta, l'ossigeno della vita. Dipende da noi, soltanto da noi, cambiare il destino del nostro mondo che ora soffre, ma dipende da noi e saremo noi a salvare il bello che abbiamo attorno per condividerlo. Quante volte ci hanno deriso, dicendo che un singolo gesto non fa risultato, ma invece io penso il contrario, e saremo per tutti un esempio straordinario. E in quanti ancora non ci crederanno, pensando al complotto o che è tutto falso, ma forse è una scusa per non far niente e restare a guardare con aria indifferente. Condividiamo lo stesso cielo, la stessa aria, la stessa terra, e non possiamo più inquinare, è il messaggio che deve arrivare. Cambia il clima, cambia il mare, e non c'è più tempo per sperare, qui si tratta di...
da noi, soltanto da noi, cambiare il destino del nostro mondo che ora soffre, ma dipende da noi, e saremo noi a salvare il bello che abbiamo attorno per condividerlo. Complimenti, veramente bravi, bravo, bravi, veramente, veramente di cuore. Io a questo punto chiudiamo la nostra presentazione di oggi, ma con il fatto che adesso andiamo anche a visitare il Senato, entreremo in aula, nell'aula del Senato, che è una cosa che normalmente non si può fare, perché possono entrare solo i senatori, quindi voi entrerete, vi siederete, vedrete anche dal vivo quello che è uno dei due rami del Parlamento, il Senato della Repubblica, che è una cosa importante sempre nella costruzione di un percorso civico, di educazione civica dei nostri ragazzi, oltre che ambientale. Ecco, prima di andare a visitare il Senato, io ho pensato per i quattro ospiti che hanno illustrato la tematica di oggi, di dare l'illustrazione al nostro libro di Palazzo Madama, che può essere utilizzato anche a scuola per qualsiasi cosa. Allora parto dal dirigente scolastico, chiaramente, in ordine. Grazie a lei. E poi ci facciamo. Utilizziamo questo che facciamo prima, sono tutte le borsette. Ad Alex. L'assessore. E quelli che ci daranno il nostro futuro. Adesso glieli do a tutti, abbiamo utilizzato il primo, se no diventava un po' complesso. Grazie, senatore. E tu benissimo. Bene, adesso ci alziamo e andiamo a fare la visita. Grazie.